eccoci qui, lasciamo l'Alaska, torniamo in Italia in questo momento difficile per il nostro paese, ma questa sera vogliamo raccontarvi della parte bella del nostro paese, della terza Italia, così l'ha chiamata Vincenzo Spadafora, garante per l'infanzia e l'adolescenza. Bentornato a Geo Vincenzo. Buonasera. Siamo qui per presentare il tuo libro, Manifesto di un paese che non si tira indietro. Tu sei nato nella terra dei fuochi. Sei nato nella terra dei fuochi, non hai avuto un'infanzia facile, no. Nella tua vita ti sei occupato degli altri, hai deciso fin da giovane di andare a lavorare per l'UNICEF, per i bambini. E, ieri, l'altro giorno, è uscita proprio fuori un'altra discarica, scoperta in questa terra già devastata, no? Dalla criminalità organizzata, da delle situazioni terribili, no? E, tu invece in questo libro hai voluto raccontare la resistenza, l'opposizione all'illegalità, alla corruzione, all'egoismo, alla mancanza di solidarietà, no? Queste tante persone di cui tu fai parte, che nella vita dedicano una parte del loro tempo, tutto, a perché le cose funzionino, agli altri. Ci puoi raccontare come è cominciata la tua storia? È molto bella questa parola che ho usato, la resistenza. Cioè, io sono nato nella terra dei fuochi, adesso purtroppo nota come terra dei fuochi. Tu citavi questo ritrovamento, 300.000 tonnellate di rifiuti proprio l'altro giorno trovate a Maddaloni. Sai, chi nasce in quei quartieri di periferia, che sono nella provincia di Napoli, ma diciamo la verità, possono essere in qualunque altra parte d'Italia, anche del nord, non ha molte chance, perché o... come dire, si immette nei circuiti della microcriminalità, delle devianze che ci sono su quei territori, o deve resistere, cioè deve veramente fare di tutto per fare sacrifici e venire fuori da lì. Allora, io sicuramente ho fatto questo percorso, ho lottato, a volte anche contro il parere della mia famiglia, di mio padre in particolare, e quindi vorrei lanciare veramente questo messaggio positivo e incontro tutti i giorni la terza Italia, cioè quei 5 milioni di italiani che lavorano, e più che lavorano, che fanno volontariato nel sociale, gli altri, per l'infanzia e l'adolescenza, e che rappresentano, come dicevi tu, questa parte sana del nostro paese che va avanti e che funziona. E quindi in un paese in cui parliamo solo di cose negative, di crisi economica, certo, pensiamo veramente a chi a volte si sostituisce anche alle istituzioni per mandare avanti le cose nel nostro paese. Ecco, ci sono tre livelli in questo libro, vero? Da un lato la tua storia personale, no? Tu ti racconti, prima mi dicevi, io mi sono dato in questo libro, no? E racconti anche appunto un'infanzia conflittuale con tuo padre. Tu nella resistenza cosa hai fatto appello di te stesso per riuscire a uscire da lì e poi trovare la tua strada? Questo è un messaggio da dare anche ai tanti giovani che invece si trovano in questo momento in una situazione di poca speranza, certo, o in una strada un po' stretta. Ma io non ho smesso di credere nelle mie forze, indipendentemente dal fatto che pensassi di avere più o meno talenti, cioè nel senso che uno non si deve sentire un mostro sacro, uno deve credere nelle proprie forze, nella determinazione, e non ho smesso, questo può sembrare un po' romantico, ma credimi è così, di sognare, cioè di pensare che potessi veramente raggiungere un obiettivo. Quindi questo primo livello, cioè come dici tu, di racconto personale, per me è anche un modo per vedere in quanti ci si ritrovano anche in una storia del genere. Ricevo molte lettere in queste settimane, soprattutto su Facebook, di ragazzi che mi dicono: abbiamo vissuto la tua storia, o sto vivendo la tua storia, ho difficoltà con la mia famiglia. E questo mi piace, questo condividere anche questa parte, e questo riuscire a dare attraverso la terza Italia, attraverso il libro, un messaggio di speranza. Poi c'è il racconto della tua esperienza nell'UNICEF, comunque nel terzo settore, nel volontariato, no? Sì, che ha caratterizzato tutta la mia vita professionale, oggi come garante per l'infanzia, prima come UNICEF. E lì veramente ho incontrato tante storie, tante persone, e il paese è veramente ricco in lungo e largo, in ogni parte d'Italia, di testimonianze, di esperienze, anche nei casi più drammatici, da Lampedusa ai fatti di cronaca che conosciamo, c'è sempre qualcuno che riesce a portare un aiuto, c'è sempre qualcuno che dà una parte del proprio tempo, che mette a disposizione la propria competenza gratuitamente. Tutta questa Italia non la si racconta perché la si dà per scontato, e io ho provato a raccontarla molto rapidamente, perché certo, ci vorrebbe un'enciclopedia per raccontare la terza Italia, però insomma. E poi c'è una parte invece più pratica, più politica, no? Più di sguardo sul futuro.
Ah sì, la Terza Italia è anche un po' forse quella Terza Repubblica che ancora tutti, di cui tutti parlano ma non è ancora arrivata, cioè l'Italia che vorremmo un po' tutti. E quindi però da dove partire? Partire proprio dalle esperienze e dalle competenze. Le cose non si inventano, sono sempre frutto di un percorso. Quindi, di un'esperienza, sì, vero? Sì, di un'esperienza. Io credo che la qualità, cioè fare tutto di corsa, a volte questo siamo nell'epoca in cui si dice bisogna correre, bisogna fare tutto rapidamente, va anche bene, però l'importante è non sostituire mai il tempo, la fretta con la qualità delle cose. Cioè io ho imparato tante cose, negli anni ho studiato, continuo oggi ancora a imparare nel lavoro che faccio per essere sempre preparato all'altezza anche delle nuove sfide. Allora non avere mai la sensazione di essere arrivati, di dire adesso io so fare tutto, so dire tutto. E questa è anche un'esperienza che il volontariato ti insegna, cioè quello di metterti sempre in discussione, di non avere certezze, ma questo secondo me vale per qualunque professione. Ecco, oggi sei garante per l'infanzia e l'adolescenza. Qual è il primo punto su cui lavorare per i diritti dei ragazzi oggi? Io sono molto preoccupato sul tema della povertà, perché il fatto che ci siano 2 milioni di bambini e adolescenti che vivono in famiglie povere è un dato molto allarmante. Quando io ero adolescente, 30 anni fa, anche il fatto di essere nato in una famiglia umile nella provincia di Napoli mi dava comunque la possibilità di poter arrivare magari a fare anche appunto un mestiere importante o fare altro, quello che si chiamava l'ascensore sociale. Oggi non c'è più, cioè oggi se nasci in una famiglia povera molto probabilmente sei costretto a essere un adulto povero che darà vita a una famiglia povera, cioè non hai più quella possibilità di riscatto sociale perché non ci sono gli strumenti, i mezzi, e quindi bisogna soprattutto intervenire in quelle regioni dove sappiamo che famiglie ci sono. Grazie Vincenzo Spadafora, grazie per essere stato con noi. Grazie per il libro. Questa sera, grazie, ciao Emanuele. Ciao a te, Sveva.